Mi chiamo Lara, ho 42 anni e sono di Cosenza. E per amore sono stata disposta a perdere anche la mia dignità. E questa è la mia storia. Accominciamo. Lavoravo in un studio come segretaria, quando all'improvviso diventano nostri vicini di studio un commercialista e questa persona che lavorava per lui. Appena l'ho visto è stato colpo di fulmine. Lui, bello come il sole. Abbiamo iniziato a parlare, abbiamo iniziato a flirtare, fino a che ci siamo scambiati i numeri di telefono. Piccole chiamate, piccoli messaggi, fino a che è scattata la scintilla. Ci siamo incontrati e siamo stati insieme. Inutile dirvi che io mi sono innamorata, ero completamente persa di lui. Ma lui però con il passare del tempo mi faceva capire che il nostro era solamente un rapporto occasionale. Un rapporto dove non ci doveva essere amore. Io ero troppo innamorata per lasciarlo andare e quindi mi sono concessa, ho accettato, anche a discapito della mia felicità, anche a discapito del mio cuore, senza rendermi conto che piano piano mi stavo facendo fare del male, che non mi stavo tutelando. La nostra relazione va avanti per un po' di tempo. Io ero sempre là, pronta ad aspettarlo. In qualsiasi momento, a qualsiasi ora mi chiamasse, qualsiasi cosa mi chiedesse. Foto, video, incontri. Ero sempre là. E più mi concedevo a lui, più accettavo le regole e più mi perdevo. Più ero triste, più mi sentivo svuotata. E mi accontentavo delle sue briciole che mi dava così, ogni tanto, facendomi credere che probabilmente lui piano piano si sarebbe innamorato di me. A un certo punto però lui decise di chiudere la storia, ma non si comportò come si sarebbe comportato un vero uomo. Fu un vigliacco, parlò con il mio titolare inventando delle storie facendomi così licenziare. Ma questo però non lo fermò. Nonostante io mi allontanai da quello studio, lui ogni tanto mi cercava e ero sempre lì, pronta, cercando di giustificarlo sempre, cercando di comprenderlo, di capirlo, sperando in cuor mio che prima o poi si accorgesse che io lo amavo profondamente. Fino a che lui si fidanza. Si fidanza, ma nonostante sia fidanzato, continua a cercarmi, con profili falsi, chiedendomi sempre le solite cose. E io accetto, perché non mi sento un amante. C'ero prima io. Sono stata io la prima ad amarlo. Ma quello di cui non mi rendevo conto è che per lui non era così. I miei occhi volevano vedere ciò che non era reale. Mi stavo costruendo tutti i castelli in aria che sarebbero crollati ben presto, fino al punto in cui lui disse alla fidanzata che quando lei scoprì qualcosa, che ero io che lo chiamavo, che ero io che lo cercavo, che io ero una donna folle, che non ero sana di mente, una persona che è squilibrata. E così mi hanno denunciato. E ad oggi mi chiedono circa 17.000 euro per poter ritirare la loro denuncia. Ovviamente io non lavoro, questi soldi non ce li ho, non posso permettermelo. Mi trovo sola, abbandonata, delusa, sconsolata. E in più sto subendo un'ingiustizia e non so come uscirne. Vorrei dire due cose alle donne. La prima cosa per quanto riguarda la sua fidanzata, che probabilmente è una vittima, perché lui è una persona scaltra, è un traditore seriale, una persona che ingannerebbe chiunque, perché è molto bravo nel mentire, molto bravo a inventare, di cercare sempre la verità, di non fermarsi all'apparenza o ascoltare una sola campana. La seconda cosa invece che vorrei dire alle donne col senno di poi, che noi donne nell'intimità poi ci innamoriamo, pensiamo di poter essere donne libere, di poter essere donne che non provano sentimenti. Vogliamo credere che possiamo scindere le due cose, ma non è così. Molto spesso noi donne nell'intimità ci innamoriamo, con la pelle, con l'odore. Abbiamo sentimenti, abbiamo sensazioni. E ci illudiamo e ci mentiamo, credendo
Crediamo che prima o poi possa succedere qualcosa. Ma in realtà la verità, sapete qual è? È che se una persona vi ama dall'inizio, non ha bisogno di tempo per amarvi. Certo, ci può essere una conoscenza che piano piano evolve, ma se una persona vi ha conosciuto ed è stata con voi e ha deciso di non stare seriamente in una relazione, vuol dire che non c'è amore. È inutile che cerchiamo di idealizzare, è inutile che cerchiamo di aspettare che siamo lì pronte a perdere la nostra dignità per qualcosa che non esiste, che è solo nella nostra testa. E nel frattempo perdiamo anni, perdiamo vita, perdiamo noi stesse. Perché dopo, vedete, ci rimane un cuore infranto, ci rimane la sfiducia verso gli altri. Ci rimane l'amaro in bocca. E tutto questo non è facile. Non è facile andare a guarire un cuore distrutto. Non è facile andare a riprendere la propria autostima. Non è facile fidarsi di un'altra persona. Anche se forse dobbiamo essere noi più brave a valutare sin dall'inizio quali sono le persone che veramente meritano un posto nel nostro cuore. A volte si ha bisogno di affetto, di amore, e il bisogno è così grande che ci lasciamo andare alla prima persona che ci dimostra un po' di comprensione, un po' di conforto. Ho imparato che in amore non esiste il bisogno, la necessità. In amore bisogna essere se stessi. Un'altra persona che arriva nella nostra vita ci deve aggiungere, non deve riempire un vuoto. Il vuoto che in noi lo possiamo riempire solo noi e nessun altro. Una persona che arriva deve aggiungere e migliorare la nostra vita, renderla più speciale di quello che già è. E adesso mi sono ripromessa di guarire le mie ferite, di pensare a me, di volermi bene, di perdonarmi per quello che mi sono fatta fare. Perché sono sicura che prima o poi l'amore arriverà pure per me. E il tempo rivelerà tutte le cose a tempo dovuto. Buona vita.